Ciao a tutti da Rico Caffarelli e benvenuti in questo mio nuovo video mukbang. Oggi fettuccine con funghi porcini. Spettacolare, misto funghi, ci sono anche altri funghi, ma dentro al piatto, dentro a queste fettucce, ci sono funghi porcini che hanno un odore straordinario. Buon appetito a me e buon appetito a voi. Oh, ed eccoci qua. Intanto ti invito a lasciare un like e se non ti sei iscritto al canale, iscriviti al canale. Guardate che spettacolo, ragazzi. Fettuccine con funghi porcini fatta dalla chef Emanuela. Chef Emanuela, la conoscete? È mia moglie. Buon appetito, ragazzi. Mamma mia, che spettacolo. Che robetta, fettuccine fresche, fresche. Si sente l'uovo, l'uovo, fettuccine all'uovo. Guarda, 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 guarda. Mamma mia. Meravigliose, meravigliose. Buone. Oggi non ci ho messo il peperoncino, eh? Come l'hai fatta, amore? Dici, 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 dici. Dici, dici, dici. Funghi, pomodorino e fettuccine. Semplice, semplice. Ma non metti un goccettino di vino? Allora, come andiamo, ragazzuoli belli? Vi ringrazio, eh? Vi ringrazio a tutti per i like, per i commenti e per il supporto che state dando a questo canale. Sentite il vino? Ah, mazza, te lo sei finito tutta, Manuel. Me l'ha lasciato solo un goccio, me l'ha lasciato. L'hai finito, Lion? No, scherzo, male, non so bere il vino, eh. Me lo bevo io. E mia moglie, un goccettino ogni tanto non fa male. Voi lo bevete il vino? Ad esempio con la birra, con la pizza mi piace più la birra. Me lo dite, Manuel? Con la pezza. Con Stanno allestire il compleanno la pezza. Si mangia la pizza, Manuel? Ti mangi la pizza? Che pizza vuoi, Manuel? Pizza, pizza. Il fungo porcino, eccolo qua, il fungo porcino. Le porcine fanno bene, le buone buone. Che buona, ragazzi, mamma mia. È uno dei migliori primi piatti preferiti da me. Non so a voi. Ma non è meglio accendere la luce? Accendi un po' la luce, ma non mi si vede male? Lo fa a favore? Ci siamo dimenticati di accendere la luce, speriamo che si è visto qualcosa. Vediamo un po'? Ah, si vede meglio. Scusate ragazzi se si è visto male il canale fino adesso, però non ci ho pensato ad accendere la luce perché è giorno, c'è il sole. Però ovviamente un po' di luce ci deve stare. No, no, lascia. Va bene così. Mi si è accesa la lampadina, vedi qua. No! Eh beh, meglio con la luce, dai, sennò sti amici qua. Certo, con quello che costa, la luce. Come minimo dobbiamo fare 100-200 like qua, con sta luce che mi avete fatto accendere. Che costa un sacco la luce, bellì. Arrivano certe bollette a capo e collo qua. Mamma mia. Vabbè, tanto facciamo le rateizzazioni. Certo. Rateizzazioni qua, rateizzazioni di là. A fine tutta una rata. Che se mangiamo? I rate se mangiamo. Che vogliono fare i rate? Facciamo le rate sul gas, sulla luce. Certo. E le rate vanno pagate, eh. Non è che i rate si pagano da sole. Vediamo un po' come va a finire. Certi negozi hanno proprio chiuso per il problema della luce e del gas. Che sono arrivate certe bollette. Mamma mia, poveracci, hanno fatto vedere in televisioni non raddoppiate, triplicate, quintuplicate. Una cosa assurda, ragazzi, ma non esiste. Non voglio lamentare, per carità. Non voglio lamentare. Perché dici. E sta sempre a lamentare. No, però
magari cercare una via di mezzo, venirci un po' incontro, perché ci sono persone che, porca miseria, non riescono ad arrivare a fine mese. Fanno vedere in televisione che la gente va alla Caritas, la gente non ce la fa. Allora facessero qualcosa per venirci incontro, per darci una manina così, pietosa. Dateci una mano. Specialmente ai più bisognosi. Tanto però ci mangiamo queste fettuccine ai funghi porcini per non pensarci, per toglierci i pensieri dalla testa, perché bisogna vivere senza pensieri, ragazzi, bisogna vivere senza pensieri e non farsi carico dei giudizi altrui, perché voi dovete fare tutto ciò che volete, che sognate, che desiderate. Non dovete pensare alle opinioni della gente che vi frena, perché la gente pensa soltanto ai propri interessi. Non tutti, per fortuna, non tutti. Quindi, se avete un sogno, se avete un obiettivo da raggiungere, non fatevi condizionare da nessuno. Basta, che filosofo questo. Però è vero, dai, non mi potete dire che sto dicendo un'eresia. Sto dicendo una cosa sensata, penso, no? Ognuno si deve giocare le proprie carte con intelligenza, con onestà e soprattutto con voglia, perché la voglia, la resilienza, che non vi posso dire, non mi viene in mente l'aggettivo, ma uno quando deve raggiungere un suo scopo nella vita deve fare di tutto, non deve farsi mettere i paletti da nessuno. Consigli sì, ma divieti no. No divieti. Parlo alle persone capaci di intendere e di volere, non ai bambini o a chi ha problemi, perché i bambini ovviamente devono essere stradati dai genitori. Cosa vuol dire? Che se sei minorenne non puoi fare come ti pare. Okay. Se sei diversamente abile non puoi fare come vuoi. È logico, no? Ma una persona lucida, una persona non intelligente, una persona normale. Normodotata che vuole. Normodotata, brutta parola che ho detto. Normale. Vabbè, pure chi è diversamente abile è normale. Una persona che è capace di. C'ha un'abilità. Di essere autonoma, giusto? Va bene così. E vuole fare, ha un desiderio nella vita, deve fare del tutto per ottenerlo, secondo me. Poi, se non ci riesce, peccato. Però, almeno può dire, io ci ho provato. Il rimpianto è la cosa più brutta. Se io potevo, lo so, ci devi provare. Se sei ambizioso, se vuoi ottenere qualcosa, se poi se sta bene quello che hai, che non hai pretese, va bene così. Uno si vive la vita tranquilla che ha, e perché? Va bene uguale, ragazzi. Non c'è nessun problema. Senza problemi. Perché anche vivere una vita semplice è una cosa meravigliosa. Perché oggi come oggi è tutto diventato più difficile. Tutto più difficile. Speriamo che passi presto questo periodo. Certo, io dicendovi queste parole vi sto ammorbando, scusatemi, però fatemi sfogare anche a me ogni tanto. Io con voi ho un bel rapporto, voglio
rendervi partecipi dei miei pensieri, delle mie emozioni. Dici, bevete un altro goccio di vino? Non ho bevuto un goccetto, dai. Anzi, come apriamo pure l'altra. Basta vino? Basta. Mia moglie mi sta dicendo basta vino. È bevuto poco. Basta. Mia moglie porta i pantaloni dentro casa, non io. Io porto i calzoncini. Guarda bene, un ghietti porcino. Che buoni, ragazzi. Buonissimi. Pollo al forno con patate o pollo alla cacciatora? Tutte e due. Hai fatto due tipi di pollo. Zucca o cavolfiore? Ragazzi, io devo fare un monumento a sta signora, a sta donna. È proprio una santa donna, è una santa donna. Mamma mia. Fa dei pranzetti eccezionali. Pure delle cene eccezionali. Va bene, ragazzi, io mi finisco questi funghetti. Mi bevo un altro goccetto di vino, dai, poco. Se no mi si secca la gola. E vi rimando. C'è l'acqua. L'acqua dopo. E vi rimando al prossimo video. Se ti è piaciuto questo, lascia un like. Se non ti sei iscritto al canale, mi farebbe piacere se ti iscrivessi. Ci vediamo alla prossima. Anzi, seguimi anche su Instagram. Enrico Caffarelli, tutto minuscolo, tutto attaccato su Instagram. Ti aspetto. Ciao.